Giorno della memoria, la seduta solenne al Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, gli interventi del sindaco Biffoni, di Aurora Castellani, presidente della Fondazione Museo e Centro di Documentazione, e dell'assessore regionale alla memoria Alessandra Nardini. Libri Rolando Bulletti, la tragedia del marinaio arruolato sul Cigno, la presentazione del volume di Maria Serena Quercioli al Palazzo del Pegaso. Il 27 gennaio, come ogni anno, si è celebrata la Giornata della Memoria, una data non casuale perché in quel giorno del 1945 l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento di Auschwitz. Tante le iniziative programmate dal Consiglio regionale della Toscana per tenere viva la memoria. La più importante è stata la seduta solenne dell'Assemblea Legislativa che quest'anno si è tenuta presso il Museo della Deportazione e Resistenza di Prato. Ogni giorno dovrebbe essere un 27 gennaio, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Il 27 di gennaio non deve essere soltanto oggi, deve essere tutto l'anno, specialmente in un tempo in cui purtroppo i testimoni di quelle barbarie non ci sono più. Il compito delle istituzioni deve essere sempre più quello di diventare amplificatori della memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più. In questi anni purtroppo abbiamo dovuto interrompere i viaggi della memoria, il treno della memoria. Io spero che presto le condizioni sanitarie ci permettano di ripartire. Per me è stata una delle esperienze più significative della mia vita. L'ultimo treno alla memoria nel 2019, insieme a tante ragazze, tante studentesse e tanti studenti toscani. Abbiamo iniziato quel viaggio in cui le ragazze e i ragazzi sembravano quasi andare in gita. Dopo aver incontrato le sorelle Bucci, il clima è cambiato. Siamo arrivati ad Auschwitz, a Birkenau, e il freddo non era soltanto un freddo che toccava il nostro corpo, ma arrivava dritto al cuore. E il viaggio di ritorno ha significato per me tanto, perché le ragazze e i ragazzi non solo hanno conosciuto, non solo hanno compreso, ma hanno deciso di diventare testimoni di quella memoria, perché davvero quello che è accaduto non accada mai più. Allora, abbiamo scelto in maniera simbolica quest'anno di uscire dal Consiglio regionale, di venire in uno di quei luoghi, come potete ben vedere, in cui si tocca con mano le barbarie del nazifascismo, in cui si tocca con mano quanta violenza c'è stata in quel tempo. È compito nostro, delle istituzioni, è fare in modo di arrivare a più persone possibili. Il compito delle istituzioni è quello di andare nelle scuole, di incontrare le ragazze e i ragazzi, di chiedere a loro un nuovo patto, il patto di tramandare, di parlare con i loro compagni, di fare in modo che insieme tutto quello che è accaduto non accada più. E finisco. Noi dobbiamo davvero cercare di essere vaccino contro l'indifferenza, perché spesso si pensa che quello che accade lontano da noi non tocchi noi. Pensate a quello che sta accadendo a poche centinaia di chilometri da noi, una guerra che pensava non potesse più accadere in Europa, invece è accaduta di nuovo. E allora a noi anche il compito di lavorare perché ritorni la pace e perché davvero quello che è accaduto non accada mai più. Il Museo della Deportazione è un luogo in cui quotidianamente la memoria viene rafforzata, ha detto il sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Io penso che, facendo seguito a quello, mi ha colpito molto qualche giorno fa una nostra illustre, straordinaria, eccezionale concittadina, connazionale, Eliana Segre, proprio presentando a Milano le giornate del giorno della memoria, ha detto: sono pessimista, penso che gli italiani siano un po' stufi di ascoltare la storia degli ebrei, penso che tra qualche anno la Shoah sarà raccontata in pochi libri, in poche righe nei libri di storia. Ecco, io diciamo spero davvero di mandare un messaggio di conforto alla senatrice Segre. Il Museo della Deportazione è un luogo in cui quotidianamente la memoria viene
rinforzata, ne vengono espressi ulteriori aspetti, vengono ricercate verità, vengono raccontate storie in una città che prima di tutte le altre ha compiuto il gesto di memoria forse più difficile ma anche più potente, quello del gemellaggio che ci lega al luogo in cui i pratesi furono deportati nel campo di concentramento. Sono quasi 35 anni di gemellaggio la città di Ebense e questo luogo ne è un'ulteriore testimonianza. Il gesto di attenzione della Regione Toscana, e voglio ringraziare il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il Presidente della Giunta ovviamente Eugenio Giani per aver scelto Figline, Museo della Deportazione per questo luogo, e vuole essere un'ulteriore tappa, un ulteriore racconto nel far sì che le preoccupazioni della senatrice Segre scompaiano. Non ridurremo la Shoah a poche righe del libro di storia, ma rimarrà un pezzo importante e fondamentale del racconto e del rifiuto di quello che è stato l'eccidio e la violenza dell'uomo sull'uomo più incredibile e più violento che sia mai successo nella storia dell'essere umano. Purtroppo assistiamo ancora oggi in Europa, ma anche in Italia e nei nostri territori, a pericolosi rigurgiti nazifascisti, così l'assessore regionale alla memoria Alessandra Nardini. Purtroppo assistiamo ancora oggi nel nostro paese, in Europa e anche nel nostro territorio a pericolosi rigurgiti nazifascisti, episodi che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Penso allo sfregio, all'episodio che ha vandalizzato una delle pietre di inciampo nel territorio della città di Firenze. Ecco, di fronte a questi episodi noi non possiamo banalizzare, non possiamo sottovalutare, dobbiamo coltivare la memoria, dobbiamo salvaguardarla e dobbiamo promuoverla, soprattutto fra le giovani generazioni che purtroppo avranno sempre più raramente la possibilità di ascoltare dalla voce delle donne, degli uomini, dei testimoni che hanno vissuto sulla propria pelle gli orrori del nazifascismo, il periodo più buio e vergognoso della nostra storia. Per dirla con il linguaggio della pandemia, il linguaggio che abbiamo imparato ad utilizzare in questi mesi, in questi anni, la memoria è il vaccino più potente che abbiamo. Ecco, io credo che per far sì che ciò che la Liliana Segre, su cui ci ammonisce quotidianamente Liliana Segre, la Shoah, il nazifascismo, quell'orrore, i campi di sterminio, non possono e non devono diventare prima una riga sui libri di storia e poi neanche più quella. Il consiglio solenne di questo pomeriggio, l'iniziativa con tantissime studentesse e tanti studenti toscani questa mattina, la giornata del 27 gennaio e più in generale l'impegno quotidiano che dobbiamo portare avanti come istituzioni di un paese libero e democratico e antifascista su questi temi è assolutamente fondamentale. Oggi è necessario continuare a parlare di memoria, è necessario farlo con le nostre ragazze e i nostri ragazzi, la scuola in questo svolge un ruolo straordinario. Io voglio ringraziare anche realtà come queste, come la Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza di Figline di Prato, che ci ospita non solo per questo pomeriggio ma soprattutto per l'impegno che mette quotidianamente su questi temi, e insieme a loro tutta la rete degli istituti storici toscani e anche le tante associazioni che su questi temi danno davvero un contributo preziosissimo. E sentiamo anche le parole dei capigruppo del Consiglio regionale, Ceccarelli, Torselli, Galletti, Casucci e Scaramelli. Il Consiglio regionale si è riunito in un luogo simbolo, così come ce ne sono tanti in Toscana, a simboleggiare quello che è stato il contributo e il tributo dato dalla nostra terra alla lotta di liberazione e alla resistenza. Ma oggi è il giorno della memoria, siamo a ricordare quella che è stata la più grande tragedia umana, frutto del razzismo, del fascismo, del nazismo, dell'intolleranza. Ma è giusto avere la memoria per legge, ma la memoria dobbiamo averla tutti i giorni, ad iniziare da rappresentanti delle istituzioni e tutti i cittadini, per contrastare ogni episodio, anche piccolo, di violenza, di sopraffazione, di razzismo, di antisemitismo, di intolleranza. Questo è sicuramente il miglior modo per rendere omaggio e onore a tutti quelli che hanno perso la vita combattendo e nei campi di concentramento. Credo che veramente noi dobbiamo impegnarci tutti i giorni e di più per essere operatori di pace. Fra l'altro abbiamo una guerra
alle porte dell'Europa, e questo ci dice che ancora oggi c'è bisogno di queste giornate e c'è bisogno dell'impegno di tutti noi. Innanzitutto partiamo dall'attualità del messaggio. L'attualità del messaggio è un messaggio sempre attuale, perché quando si parla di conservare la memoria è un dovere di tutti, e soprattutto quando si parla di leggere anche le pagine disastrose, drammatiche, buie della nostra storia, non ci deve mai essere vergogna, ma ci deve sempre avere, dobbiamo sempre avere il coraggio di fare conti con la nostra storia, di fare conti con il nostro passato, affinché chi arriva oggi, chi ha la fortuna di essere giovane, giovanissimo oggi, possa crescere e vivere in un mondo libero da quegli orrori. Quindi non c'è vergogna a rileggere il passato. Le parole della Segre sono parole che meritano di essere sicuramente interiorizzate, lette, e è sempre un messaggio. È una figura, Liliana Segre è una figura sulla quale la politica ha un po' troppo marciato, da una parte e dall'altra. Liliana Segre è una persona alla quale ognuno di noi deve un grande rispetto per la sua storia, per le sue vicende personali, e ascoltarla parlare non è mai banale, ma secondo me facciamo un danno anche a commentare o a strumentalizzare o a cercare di tirare per la giacca un personaggio come lei, perché quando parla, soprattutto in occasioni come queste, è sempre un personaggio che parla non dando una lettura, come possiamo dare noi, politica o storica dei fatti, ma avendoli vissuti in prima persona, e io credo che una persona che abbia vissuto quei fatti debba essere sempre rispettata. Quindi le parole non sono da condividere o non da condividere, sono semplicemente da ascoltare con grande rispetto, interiorizzare e rifletterci sopra. L'abominio della Shoah è una macchia indelebile nella storia dell'Europa e anche in Italia, la dobbiamo sentire con il giusto carico di responsabilità storica che ancora per certi versi fatichiamo ad assimilare. Siamo in un'epoca adesso, stiamo attraversando degli anni in cui gli ultimi sopravvissuti ai campi di sterminio ci stanno lasciando, e questo ci dà la responsabilità di questo carico storico che abbiamo il dovere di tramandare, perché quello che è successo durante la Shoah, quello che è successo al popolo ebraico non si ripeta più, nonostante i venti di guerra continuino a soffiare sul nostro pianeta e nonostante le guerre non abbandonino ancora la nostra storia. Ecco, questo è il nostro dovere, lo abbiamo come cittadini, lo abbiamo come istituzioni, lo abbiamo nei confronti dei nostri giovani, che devono essere in grado di capire ciò che è accaduto e soprattutto devono essere in grado di riconoscere all'interno della società in cui essi vivono quei geni che possano dar luogo di nuovo a dei rigurgiti, se non uguali, analoghi a quelli che hanno sporcato la storia dell'umanità. E questo per noi dovrà essere uno dei passaggi che ci dovrà far capire che giorni come il giorno della memoria devono essere nella nostra memoria, nel nostro cuore, nella nostra azione di politici tutti i giorni. Innanzitutto esprimo la mia soddisfazione per questa decisione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale di fare tenere la seduta solenne presso il museo della deportazione e della resistenza. Il palazzo si deve aprire al mondo esterno, è quello che cerchiamo concretamente di fare da quando è iniziata la nuova consigliatura. Ci stiamo riuscendo, stiamo dando un bel segnale di interesse verso i territori, e se vogliamo concretizzare, attualizzare la memoria, darle sostanza, questa è la scelta giusta, così come credo sia uno dei ricordi più significativi della mia vita avere partecipato all'ultimo viaggio della memoria verso Auschwitz, un viaggio che ha segnato proprio il mio modo di pensare, il mio modo di essere, è stato per me determinante, un'esperienza che dicevo oggi presso una scuola aretina dovrebbe essere istituzionalizzata, penso che sia un dovere di ciascuno di andare almeno una volta nella propria vita ad Auschwitz per capire quello che è stato, perché quando ci si reca si capisce ancora meglio l'orrore che non deve più ripetersi, e la violenza e la dittatura devono essere bandite,
deve essere uno degli sforzi principali di chi fa parte delle istituzioni, e queste non dovrebbero essere parole di circostanza, parole retoriche, parole soltanto per questa giornata. Dovremmo tutti i giorni, noi che facciamo parte delle istituzioni, alzarci e improntare il nostro agire al bene comune, ma anche al rispetto dei valori e delle differenze. Giornata della memoria è dovere del Consiglio regionale della Toscana fermarsi per provare a tutti insieme a condividere quello che è la condanna di un orrore, l'antisemitismo, le leggi razziali, e ovviamente in questo momento, in questo contesto storico così delicato in Europa, dove la guerra in Ucraina ha riportato, diciamo, degli orrori che pensavamo essere ormai abbandonati alla storia, da parte nostra il senso di responsabilità ci porta a condannare ogni forma di discriminazione, di antisemitismo, ogni forma di supremazia dell'uno verso l'altro, ogni guerra, nel contempo stringe la nostra comunità agli ebrei, a una comunità che ha lottato, che oggi deve essere da parte nostra accompagnata verso ovviamente un riscatto, la possibilità che la Toscana si faccia carico ovviamente di combattere ogni forma di discriminazione è compito di tutte le istituzioni, indipendentemente dalla nostra provenienza e la nostra partecipazione ad iniziative politiche di parte. E adesso il commento di Aurora Castellani, presidente della Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza di Prato. Sì, ci è sembrato il modo migliore per celebrare i 20 anni del museo, che è stato fondato appunto grazie al volere della sezione ANED di Prato, con i sopravvissuti agli arresti del marzo del 44, che hanno fortemente voluto che ci fosse un luogo fisico dove ricordare la deportazione dei propri concittadini pratesi. Arrestati inoltre 150, ne tornarono solo 18, quindi è il modo giusto per rendere omaggio alla loro volontà e per riflettere sul ruolo che la memoria ha oggi. Come ha detto Liliana Segre, rischiamo che ci sia solo una riga sui libri di storia tra un anno, ma noi non lo permetteremo. Quindi la memoria oggi deve diventare un diritto fondamentale nell'istruzione dei nostri ragazzi per costruire cittadini consapevoli. Infine sentiamo le parole di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. La Toscana non si sottrarrà mai alla memoria, anche perché questa è una regione dove abbiamo vissuto drammaticamente ciò che significa nazifascismo, repressione, discriminazione e atrocità da un punto di vista etnico, religioso, razziale. E quello che è significativo è che proprio qui, a Figliena di Prato, dove si sono consumati eccidi gravissimi che hanno caratterizzato quanto la libertà sia costata alla Toscana. Figliena di Prato, come Sant'Anna di Stazzema, come il Padule di Fucecchio, come Civitella. Ecco, tutto questo dà il senso di una trasmissione di memoria ai nostri giovani, perché le nuove generazioni non cancellino mai, nonostante il passare del tempo, il senso del momento più drammatico che l'umanità ha vissuto, del momento in cui la civiltà umana è caduta più in basso, perché non ci si possa nemmeno avvicinare ai presupposti che portarono allora a vedere 6 milioni e mezzo di ebrei uccisi, 47 milioni di persone morte nella Seconda Guerra Mondiale. È stato presentato a Palazzo del Pegaso il volume di Maria Serena Quercioli, Rolando Bulletti, la tragedia del marinaio arruolato sul Cigno. Il libro di Maria Serena Quercioli racconta le vicende di Rolando Bulletti, un marinaio di Prato morto in combattimento durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo il commento di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. La storia di Rolando Bulletti è purtroppo la storia di una delle tante giovani vite spezzate dall'atrocità della Seconda Guerra Mondiale. In questo libro c'è il racconto del suo scambio epistolare con la sua amata Tilde. E in quel tempo non c'era WhatsApp, non c'erano le mail, lo dico soprattutto ai ragazzi più giovani. In quel tempo si era l'attesa incredibile perché la missiva arrivasse a destinazione e poi ritornasse con una risposta. In quel libro si vivono le atrocità di quel tempo, si vive la speranza, la voglia di farcela, di ritornare.
la grandezza e il valore dell'amore verso l'amata Tilde. Lì c'è anche il racconto, purtroppo, di tante inquietudini che in quel tempo si viveva. Insomma, un libro che è un modo per dire ai ragazzi di non dimenticare, per approfondire sempre, per non voltarsi dall'altra parte. E adesso le parole di Ilaria Bugetti, consigliera regionale. Ma innanzitutto il primo ringraziamento va a Maria Serena Quercioli, che ha messo alla luce e reso in carta una storia che fa parte delle tante storie della Seconda Guerra Mondiale, probabilmente poco conosciuta. Quindi l'idea che questa diventasse la storia sì di un ragazzo, ma la storia di tanti ragazzi, quindi un tributo anche alla memoria di coloro che hanno combattuto per donarci oggi quello di cui disponiamo, che è il bene più prezioso, ovvero la nostra democrazia. Una storia antica, ma anche una storia molto attuale, che testimonia quelli che sono stati dolori e drammi, a cui si aggiunge anche un giallo relativamente all'identità di questo marinaio di Prato, ma che poi diventa la storia di tutta la nostra regione e di tutta la nostra nazione in un momento in cui dovevamo difenderci. E quindi era un momento di guerra, un momento difficile, che si intreccia con la storia familiare e con gli affetti di questo ragazzo che non era stato riconosciuto all'inizio, e quindi anche un giovane adolescente il cui destino si incrocia con i drammi della storia. Oggi viviamo altri momenti di drammi, di guerra in Europa e non solo, e quindi mettere l'attenzione su questa storia sicuramente è anche un modo per riflettere. Infine l'autrice, Maria Serena Quercioli. Si parla, il libro si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi riporta un po' oggi alla mente la guerra che si sta vivendo fra Russia e Ucraina. Qui è la storia di un marinaio che morì insieme a tanti altri nell'affondamento della torpediniera Cigno. Il suo corpo fu scambiato con quello del sergente Athos Dorazzi, che invece in quel momento era in licenza a Firenze, e fu sepolto con quel nome. A Dorazzi arrivò la lettera a casa che era caduto in guerra. Da lì si innescò un po' un meccanismo per dare un nome, il nome giusto, alla tomba di Rolando. E fu proprio il sergente Dorazzi che nell'arco di 8 anni riuscì a far cambiare il nome sulla croce che era nel cimitero di Pantelleria, a identificare lui stesso i resti di questo marinaio che conosceva bene, perché gli aveva affidato il suo salvagente. Era un salvagente attrezzato per la sopravvivenza in mare. Poi c'è anche il ruolo della famiglia, che ha sempre desiderato riportare Rolando in Toscana, e non fu facile in quegli anni, e gli aiutò proprio il sergente Dorazzi pagando parte delle spese che erano necessarie. In più nel libro c'è una parte dedicata alle lettere che Rolando scriveva alla fidanzata a Prato, e qui emerge un po' la storia di questa coppia di innamorati, il suo desiderio e la sua convinzione di tornare a casa, cosa che poi non è avvenuta. Quindi insomma nessuno avrebbe immaginato, a partire proprio da Rolando e dall'equipaggio del Cigno, questo epilogo della nave, dell'affondamento, e invece così è andato. Ed era giusto riportare un po' questa storia poco conosciuta a galla e dare un po' il giusto tributo alla famiglia di Rolando e anche a Athos Dorazzi, il sergente che si impegnò per appunto riportare Rolando in Toscana.